Purtroppo prendiamo troppi gol, sì. E in questi gol che abbiamo preso, credo che ci sia da analizzare una costante, insomma, che potrebbe essere quella dei calci piazzati o da fermi. Quindi io l'ultima volta che sono stato qua purtroppo avevamo perso e avevo espresso un'opinione, insomma. Sicuramente c'è da rivedere qualcosa perché si può perdere, si può prendere gol, ma la cosa che sinceramente mi fa arrabbiare, e queste non sono colpe o scarichi di colpe, insomma, queste sono appunto analisi costruttive che sto facendo. Credo sia per una squadra inaccettabile, insomma, dover prendere gol nella stessa maniera, insomma. Bisogna crescere durante l'anno e crescere significa anche magari superare determinate situazioni. Sicuramente ci sono dei limiti e il primo, non so, potrei essere io, però chiaramente bisogna cercare di arginare, come magari abbiamo arginato l'anno scorso, visto che comunque di gol non l'avevamo presi, dobbiamo comunque cercare di farlo anche quest'anno. Secondo te non c'è copertura del centrocampo rispetto alla difesa? Cos'è cambiato rispetto a quella difesa che prendeva Poveretti l'anno scorso? No, vabbè, è tutto un meccanismo diverso. Adesso io ho fatto il paragone rispetto all'anno scorso, comunque sono due squadre totalmente imparagonabili, insomma. Non c'è situazione dove dire siamo meglio o siamo peggio dell'anno scorso, è solo magari cercare di porre maggiore attenzione, ma veramente, insomma, senza star qua a fare parole fatte, insomma. Maggiore attenzione, anche perché le partite degli altri le vediamo, le studiamo, quindi, insomma. Quello c'è da fare. Volesse rigiocare la sua partita su quattro persone, uscirebbe Beh, sarebbero. Adesso sicuramente lo rivedrò e l'analizzerò più volte. L'uscita è una delle situazioni più difficili per il portiere. Non può sembrare, ma vi assicuro che rispetto a una parata tutta al set, l'uscita è più difficile. La palla era in movimento, quindi io arrivavo, mi sono spostato in posizione. Non so, potevo uscire, potevo non uscire, lo dovrò rivedere. Al momento mi sono sentito di non poter uscire, quindi mi sono posizionato per aspettare la parata. perché era lungo sul secondo palmo, no? Ho valutato che la palla più che lunga, insomma, ci fosse un po' di gente davanti a me, quindi che mi ostacolava l'uscita. Più per quello, insomma, non sono uscito.